Bene, allora, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Riprendiamo il nostro percorso di filosofia, diciamo così, sottolineando quello che già abbiamo introdotto la scorsa volta, e cioè Francesco Bacone. Francesco Bacone, possiamo, diciamo così, definirlo come uno dei profeti della scienza. Francesco Bacone è il filosofo della scienza come potenza. Per Bacone, l'emancipazione dell'uomo è più importante della natura, cioè l'uomo può elevarsi, no? Essere superiore alla natura. La natura, per Bacone, è solo un mezzo che l'uomo può interpretare, che l'uomo può penetrare, che l'uomo può utilizzare, eh? C'è anche una certa idea arrogante, se vogliamo, no? Dell'uomo più potente della natura. E questo aspetto di Bacone un po' si differenzia da quello che abbiamo già visto, per esempio, con Giordano Bruno o Pietro Pomponazzi, no? Che dicevano l'uomo è natura, cioè l'uomo è dentro la natura, no? In questo senso Bacone, diciamo, ha una visione potentissima e diciamo centrale, che vede l'uomo più importante della natura in sé. Abbiamo visto la sua vita. Bacone nasce nel 1561, il 22 gennaio, figlio di Nicholas Bacon, che è stato il guardasigilli della regina Elisabetta I. Quindi Bacone, diciamo così, vive in una cerchia molto particolare, diciamo così, quindi di alta politica. Il papà era ministro della giustizia. Studierà Bacone a Cambridge, sarà ambasciatore per l'Inghilterra in Francia, conosce il duca di Buckingham Palace, il conte di Essex, cioè quindi si circonda di amicizie e di personalità e profili politici molto importanti, no? E credo che questo in qualche modo avrà un'influenza sulla sua vita. La vita di Bacone è la vita di un uomo di potere, quindi, ragazzi, anche qui una vita completamente diversa da quella di Giordano Bruno, che era una vita contro il potere, no? Contro la religione, contro i dogmi, contro la Santa Inquisizione. Ecco, proprio una vita completamente diversa da quella di Bruno. Sappiamo che nel 1621 Francis Bacon sarà accusato di corruzione per aver ricevuto dei doni in denaro nell'esercizio, insomma, delle sue funzioni da politici francesi, e a causa di questo sarà prima arrestato dalle forze dell'ordine inglesi, messo prima in una torre, nella Torre di Londra, e poi esiliato dopo essere stato escluso da tutte le cariche. Si ritirerà dopo questo esilio, che sarà un trauma nella sua vita dolorosissimo, a Gorhambury, e morirà nel 1626, quindi all'età di 65 anni. Abbiamo visto la scorsa volta le opere di Francis Bacon, in particolare il Nuovo Organo, opera del 1620, che illustra, diciamo così, criticando Aristotele, che aveva già scritto, vi ricordate, un'opera che si chiamava Organum, cioè una vera e propria enciclopedia delle scienze che Aristotele aveva suddiviso in scienze teoretiche, scienze pratiche, scienze poetiche. Ecco, questa è una rivisitazione dell'Organum di Aristotele, che Bacone critica per non aver elaborato un metodo. Dopo ci arriviamo su questa questione del metodo che Bacone ha elaborato. 1623, un'altra opera importante sulla dignità e sull'accrescimento delle scienze, che vediamo tra pochissimo, e poi La Nuova Atlantide, quest'altro saggio del 1627, dove Bacone immagina, diciamo così, un'isola laboratorio, una città ideale, paradiso della tecnica.
un'isola, una città che grazie alla tecnica, grazie alla scienza, risolve finalmente i problemi, i conflitti e le difficoltà di tutta l'umanità. Quindi c'è una visione veramente positivistica della scienza, c'è una visione veramente, ottimistica della tecnologia, della scienza come strumento che è in grado appunto non solo di dominare la natura ma anche di risolvere quelli che sono i grandi problemi dell'umanità. Questa isola utopica, diciamo un po' alla Tommaso Moro, perché un po' la tecnica letteraria è quella di Tommaso Moro, quella di immaginare un'isola che non c'è ma che si può costruire, che si può progettare, è scritto appunto nella Nuova Atlantide, testo fondamentale di Francis Bacon del 1627. Che cos'è quindi per Francis Bacon la scienza e che cos'è quindi per Francis Bacon il sapere? Il sapere per Bacon è potere. L'aforisma sapere è potere è l'aforisma di Bacon. Per Bacon, quindi, dominare la natura significa usare la scienza come strumento. L'uomo quindi può dominare la natura e l'arma che ha per dominare questa natura è la scienza, è il sapere. Chi sa, ha. Chi non sa, non ha. Molto semplice. Ora, dove parla di sapere, dove parla di scienza Bacon? Ne parla in particolare su questo testo che vi dicevo del 1623, che è sulla dignità e sull'accrescimento delle scienze. In questo testo, sulla dignità e sull'accrescimento delle scienze, Bacon dice che il sapere è esponenziale, cresce, segue una logica esponenziale. E ragazzi, pensateci un attimo. L'innovazione, l'invenzione di tecniche avvenute negli ultimi 100 anni, 200, a partire dalla rivoluzione industriale, è stato 10 volte superiore rispetto a quello che è avvenuto durante la rivoluzione agricola dell'anno 1000. Cioè, per Bacone il sapere, la scienza, l'accrescimento della scienza è esponenziale. In 1000 anni abbiamo scoperto 10 cose, la rivoluzione agricola. In 200 anni abbiamo scoperto 200 cose. In 50 anni scopriremo 1000 cose. Vedete, è esponenziale, è algoritmico il crescere il sapere della scienza. È quella che oggi uno scienziato importante, Moore, chiama proprio appunto crescita esponenziale della scienza. Cioè la scienza, addirittura Moore ci dirà, arriverà a un tale livello di sviluppo da renderci anche immortali. C'è anche queste, ormai si parla anche, pensate alla medicina, alla telemedicina, pensate alle nanotecnologie, pensate al progetto genoma umano, cioè la capacità di modificare anche i geni dell'organismo umano. Oggi è possibile. È solo una questione legale se non si può fare all'interno dei paesi europei e occidentali. Ma cioè, oggi la scienza è arrivata a un livello di sviluppo tale da poter anche permettere all'uomo di curare malattie importanti attraverso la modifica dei geni. Cioè, una roba. Quindi Bacone in questo senso è un profeta, no? Cioè, aveva visto prima di tutti nel 500. A quali sviluppi sarebbe arrivata la scienza. Ma torniamo un attimo all'opera del 1623 sull'accrescimento delle scienze. Vi ho detto, primo punto, la scienza cresce in maniera esponenziale. Secondo punto, il sapere della scienza può essere di tre tipi. Il sapere per Bacone ha tre facoltà. Primo, il sapere è memoria. Secondo, il sapere è fantasia. Terzo, il sapere è razionalità. Quindi in questo testo del 1623 Bacone ci dice che il sapere è memoria, fantasia, razionalità. Ha queste tre dimensioni il sapere. Il sapere è memoria. Cosa vuol dire che il sapere è memoria? Il sapere è capacità di conservare
grazie alla scrittura, le grandi scoperte, le grandi invenzioni dell'umanità. Il sapere come memoria è un sapere quindi storico per Bacone. Infatti lui, diciamo così, classifica in questo sapere come memoria tutte le discipline storiche, tutte le discipline che hanno a che fare con la storia naturale, quindi la storia delle scienze, con la storia politica, la storia civile e politica, come la politica è cambiata, no? Dai romani fino ad oggi, per esempio. La storia delle religioni, quindi la storia ecclesiastica, quindi come la religione è cambiata dalla patristica alla scolastica alla teologia di oggi. La storia della letteratura italiana. Quindi nel sapere come memoria noi facciamo rientrare le discipline storiche. Storia delle scienze naturali, storia della politica, storia della civiltà, storia della letteratura, storia delle scienze. Seconda facoltà, seconda dimensione del sapere, il sapere come fantasia. Cosa vuol dire come fantasia? Dice che il sapere come fantasia è la base, il sapere come fantasia per Bacone è la base delle opere poetiche. Quindi fa parte di questo sapere, dice Bacone, tutta la poesia narrativa, la poesia drammatica, la poesia parabolica. La poesia narrativa, ragazzi, è la poesia che conosciamo grazie alle grandi opere dell'Iliade, dell'Odissea, anche della Divina Commedia, da un certo punto di vista. Per poesia drammatica intendiamo, per esempio, le grandi opere di Shakespeare, di Marlowe, no? Le opere tragiche. Per poesia parabolica intendiamo la poesia, per esempio, che cerca di raggiungere il vero, dice Bacone. Pensate alle parabole di Gesù nel Vangelo. La poesia parabolica sono un esempio che possiamo fare, no? Le grandi la parabola del buon samaritano nel Vangelo secondo Giovanni. Anche la Divina Commedia rientra in parte nelle poesie paraboliche, non solo in quelle narrative. Quindi le poesie paraboliche sono quelle che cercano la verità. Quindi, nella seconda dimensione del sapere, la dimensione come fantasia, facciamo rientrare la poesia narrativa, la poesia drammatica, la poesia parabolica. La terza dimensione del sapere è il sapere razionale. E quale disciplina rientra nel sapere razionale? La filosofia per Bacone rientra nella poesia, scusate, nella sì, cosiddetta dimensione della ragione. Quindi il sapere ha tre facoltà: il sapere è memoria, il sapere è fantasia, il sapere è ragione. Di questo Bacone parla nel testo del 1623 sull'accrescimento delle scienze. Il sapere è qualcosa di esponenziale, il sapere è in tre dimensioni: memoria, poesia, ragione, razionalità. Abbiamo visto che per Bacone la scienza è lo strumento che permette all'uomo di dominare la natura. Bellissima questa immagine che fa Bacone dell'uomo ministro e interprete della natura, cioè l'uomo che governa la natura. Quindi la scienza per Bacone non è qualcosa di speculativo, di contemplativo, fine a se stesso. Pensate a Platone, pensate alla filosofia di Platone, no? Pensate anche alla filosofia di Aristotele, no? Cioè meraviglia, no? Capacità di contemplare la meraviglia, di speculare, no? Di argomentare su temi astratti, il mondo delle idee. No, la scienza per Bacone non è un'attività speculativa, non è un'attività contemplativa, non è un'arte. La scienza è strumento, la scienza è utilità.
La scienza è posta a servizio dell'uomo. Questo quindi significa che l'uomo, grazie alle leggi della scienza, grazie alla conoscenza, è in grado di dominare e estendere il proprio potere sul mondo. Quindi la scienza non è arte, la scienza non è speculazione, la scienza non è contemplazione, come voleva Platone e Aristotele, Pitagora. La scienza è strumento, la scienza è utilità. La scienza permette all'uomo di dominare la natura e avere potere sul mondo. Ora, come la scienza ci permette di penetrare e dominare la natura? Ce lo permette grazie agli esperimenti. Esperimenti. Ricordiamoci sempre che Bacone vive la rivoluzione scientifica, vive, no, il successo e diciamo così anche la tragedia dell'opera di Galileo Galilei. Quindi vedete che da tutto questo un po' è assorbito e in qualche modo influenzato. L'esperimento per Francis Bacon, ve lo dicevo la scorsa volta, è connubio, cioè legame tra mente e universo. L'esperimento è l'anello che lega la mente umana e l'universo. Grazie all'esperimento noi abbiamo la chiave per legare le capacità infinite della mente umana e la conoscenza dell'universo. Quindi c'è questo elogio che Bacone fa dell'esperimento. E che cos'è l'esperimento? Intanto vediamo che cosa non è l'esperimento. Cioè l'esperimento non è, per Bacone, una riflessione mentale e basta. L'esperimento, per essere esperimento, innanzitutto deve eliminare quelli che sono i pregiudizi della mente, quelli che sono le anticipazioni, quelli che sono le aspettative che uno scienziato può avere nei confronti del mondo. Adesso mi spiego meglio. Per essere scienziati e quindi penetrare la natura, dobbiamo sbarazzarci, dice Bacone, sbarazzarci di tutti i pregiudizi mentali. Dobbiamo eliminare tutte quelle che sono le anticipazioni. Dobbiamo fare, come dire, bloccare, sospendere tutte quelle che sono delle aspettative che io ho quando inizio a conoscere la natura. La scienza e quindi l'esperimento deve procedere con metodo, con ordine. E deve soprattutto produrre risultati. Cosa sono questi pregiudizi della mente? I pregiudizi della mente, quindi, dice Bacone, sono idoli, li chiama, simulacri, sono affermazioni generiche, sono generalizzazioni, sono il sentito dire, mi hanno detto che, ho sentito dire che, no? I semi di Bach curano il tumore, mi hanno detto che Saturno su Capricorno vuol dire che avrò una vita di amore e benessere, eh? Sono tutte quelle generalizzazioni senza alcuna base e fondamento scientifico. Mi hanno detto che se uso lo shampoo mi cadono i capelli, non lo so, cioè sono tutte quell'insieme di opinioni che arrivano dal volgo, dalla cultura popolare, che non hanno alcuna base scientifica. Ora, Bacone, perché il suo obiettivo è quello di definire che cos'è un esperimento, ci dice che questi pregiudizi, che non devono entrare nell'esperimento, sono di quattro tipi. Primo, idoli della tribù. Secondo,
idoli della spelonca, vi dicevo la scorsa volta. Terzo, idoli della piazza. Quarto, idoli del teatro. Idoli della tribù. Questi idoli, questi pregiudizi, questi simulacri vengono chiamati idoli, in un caso, idoli della tribù o idola tribus, lo chiamano. Cosa vuol dire? Dice Bacone che l'intelletto umano si fa fregare dai sensi, deve stare molto attento alle sensazioni, ai cinque sensi. I sensi, è vero, ci permettono di vedere, toccare, gustare, odorare, ma i sensi sono insufficienti per comprendere quelle che sono le forze nascoste della natura, perché queste forze sono complesse, non bastano i sensi. Il sole mi brucia gli occhi, il sole mi brucia gli occhi, no? Allora, è un'affermazione che facciamo, ma che non è scientifica, perché non ci dice qualcosa di in più sul calore del sole, sui raggi ultravioletti, sul fatto che i coni e i bastoncelli dell'occhio si aprono e si chiudono, per esempio negli umani, mentre nei pipistrelli no. Cioè, non possiamo elaborare delle teorie scientifiche, dice Bacone, affidandoci solo ai sensi. Secondo punto, l'idola specus o idola della spelonca. Vi ricordo che la spelonca è quell'elemento che nella caverna rinfrange la luce, che quindi deforma la luce. Che cos'è la spelonca? Cosa sono gli idoli della spelonca? Sono tutte quelle abitudini, quelle acquisizioni culturali che abbiamo dalla nostra formazione, da quando siamo nati, dall'insegnamento di mamma e papà, della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media, della scuola superiore. Sono abitudini, sono conoscenze frutto dell'educazione, frutto dell'istruzione che abbiamo avuto, che però non ci dicono, che sono in qualche modo cristallizzate, che sono in qualche modo immobili. Mi hanno detto a scuola che la mamma e il papà mi hanno detto che sono quindi, diciamo così, pregiudizi statici, pregiudizi che si sono cristallizzati nel corso della nostra educazione e che non ci permettono di vedere la realtà nella sua complessità. Poi ci sono gli idoli della piazza o idoli fori, idola fori li chiama Bacone, e sono gli idoli che derivano dal linguaggio. Cioè, ci dice Bacone che bisogna stare molto attenti anche al linguaggio, cioè ai nomi che noi diamo per comprendere la natura. Perché i nomi che noi diamo per comprendere la natura sono sempre convenzioni tra noi umani. Cioè noi diciamo che un metro misura così, un metro. Ma è una convenzione. Cioè il metro non è qualcosa di oggettivo, è uno strumento di misura convenzionale, cioè deciso dalla comunità scientifica, che ci permette di conoscere le lunghezze dei corpi e della materia, no? Ma, come dire, metro è un nome. Altro esempio,
Quando diciamo nomi come leggero, pesante, cosa diciamo? Cosa vuol dire leggero e pesante? Esiste la leggerezza, esiste la pesantità, sono nomi. Una lezione col prof passa l'acqua è pesante, un corpo è pesante. I nomi cambiano significato, sono dei significanti. Cioè possono avere, sono relativi, e quindi non sono adatti all'esperimento scientifico. Quindi dobbiamo sbarazzarci anche da tutto quel linguaggio convenzionale, Dobbiamo quindi dirci che con le parole non costruiamo le scienze, con le parole al massimo arriviamo a delle approssimazioni. Le parole ci permettono di cercare di capire, ma non intendere, definire una volta per tutte. Il quarto tipo di idolo è l'idola teatri. Gli idola teatri, da teatro, favola, ci dice Bacone, cosa sono gli idola teatri? Sono le grandi narrazioni, sono le grandi ideologie, sono le false filosofie. È chiaro, cioè se io guardo il mondo con la lente del comunismo, ok? Vedrò in qualsiasi evento, fenomeno del mondo, lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, lo schiavismo, l'uomo individualista, egoista e capitalista. Se io guardo il mondo in ottica nichilista, vedrò il mondo, secondo Nietzsche, cioè un mondo che è senza valori, un mondo che è volontà di potenza, un mondo che è dominio dell'uomo sull'uomo, un mondo che è sospetto, un mondo che non c'ha fiducia, un mondo che andrà sempre peggio. Perché io uso le lenti di Nietzsche, perché io uso le lenti di Marx. Se io guardo il mondo con gli occhi del cristianesimo, vedrò un mondo che, è buono, perdona, che pone l'altra guancia, non vedrò le violenze, non vedrò, perché se guardo in ottica cristiana, cioè, gli idola teatri sono grandi narrazioni, che sono le lenti ideologiche, le lenti ideologiche con cui noi vediamo la realtà, e quindi ce la deformano questa realtà, no? Il platonismo, l'aristotelismo, cioè se io guardo la realtà con gli strumenti di Platone, vedrò attraverso gli occhi di Platone. Se io cerco di capire e comprendere la realtà attraverso gli studi di Aristotele, vedrò il punto di vista di Aristotele, ma è un punto di vista. Quindi dobbiamo sbarazzarci, dice Bacone, anche degli idola teatri. Gli idola teatri possono essere di tre tipi, queste false filosofie possono essere di tre tipi. La falsa filosofia sofistica, la falsa filosofia empirica e la falsa filosofia superstiziosa, cioè noi la falsa filosofia, la sofistica è la filosofia speculativa, è la filosofia fatta solo di parole, no? E qui critica Aristotele. Aristotele ha piegato la natura a partire dalle sue elaborazioni, a partire dal suo schema di classificazione, di logica. Ha adattato la natura al suo modo di ragionare. Questa è una filosofia sofistica. Oppure falsa filosofia empirica, cioè una filosofia che non tiene, come dire, che tiene conto solamente di poche esperienze, di poche esperienze, per poche esperienze per dare poi una legge generale, no? Qui critica per esempio Bacone gli alchimisti,
cioè queste figure che erano molto di moda durante il Medioevo, ma anche durante la storia moderna, che attraverso, no, il miscuglio tra diversi elementi chimici riuscivano a far star bene le persone, oppure a, non lo so, cambiare modo di pensare. Gli alchimisti, no, rientrano in sostanza nella cosiddetta filosofia, falsa filosofia empirica. E poi c'è un'altra falsa filosofia, ed è questa la più interessante, almeno per quanto riguarda Bacone, che è la falsa filosofia superstiziosa, cioè la filosofia che si mescola alla teologia, alla religione. La falsa filosofia è quella, la filosofia quindi superstiziosa, è la filosofia che si mescola alla teologia. Qui Bacone, diciamo così, asfalta Platone. Platone lo chiama, sentite, lo chiama gonfio poeta, urbano cavillatore, teologo mentecatto. Cioè, Bacone che dissa Platone dandogli del teologo mentecatto, cioè di uno che ha fatto una filosofia teologica. Platone non ha fatto scienza. Platone ha cercato di dare la, diciamo, di costruire un sistema che vedeva al suo apice la terza navigazione platonica, cioè Dio, il demiurgo, quello che ci permette di arrivare al mondo delle idee, all'iperuranio, è Dio. Ecco, quella di Platone non è scienza, quella di Platone è teologia mentecatta, è filosofia superstiziosa. Ok? Quindi gli idolateatri, falsa filosofia empirica, falsa filosofia superstiziosa, falsa filosofia sofistica. È interessante Bacone, perché Bacone dirà una frase molto importante, almeno l'immagine di questa frase deve farci riflettere. Lui dice: la verità, che è il compito della filosofia, no? Trovarla, la verità è figlia del tempo, non dell'autorità. La verità è figlia del tempo, non dell'autorità. Cioè Bacone ci dice: la verità non è figlia dei grandi del passato. Non è figlia dei grandi del passato, del grande Aristotele, del grande Platone, del grande Plotino, del grande Agostino, del grande Tommaso d'Anselmo, Anselmo d'Aosta, Tommaso d'Aquino. Non, la verità è figlia del tempo, cioè la verità è qualcosa che si sviluppa nella storia. Cioè Bacone non è uno che dice Bacone è uno che dice: sì, è vero, noi esseri oggi siamo nani nelle spalle dei giganti, no? Si dice questa cosa qua, siamo nani nelle spalle dei giganti. La filosofia, no? È anche questo. Ma attenzione, i nani ci vedono più lungo dei giganti, perché i giganti sono chiaramente vittime, come dire, condannati al passato, ma i nani riescono a vedere il futuro. Quindi i nani sono più filosofi dei giganti, perché non solo ereditano le conoscenze di questi giganti, ma riescono anche a vedere il presente e il futuro, perché sono figli di quel tempo. Vedete come Bacone quindi critica l'autorità, critica i grandi dogmi, critica le grandi conoscenze del passato. Lui ce l'ha con Aristotele, con Platone in particolare. Ma ricordiamoci sempre in che tempo siamo, ragazzi. Siamo nel tempo in cui si è scoperta, quindi si diffonde la teoria eliocentrica, quella copernicana, le grandi scoperte di Keplero, le grandi scoperte di Newton. Ora, come la scienza può
essere strumento di dominio della natura. Abbiamo detto grazie all'esperimento, abbiamo detto la scienza deve sbarazzarsi dei cosiddetti idoli, le cosiddette anticipazioni, i cosiddetti pregiudizi della mente per conoscere un fenomeno. Non dobbiamo partire con le nostre aspettative, con le opinioni, ma dobbiamo applicare un esperimento. L'esperimento, una volta eliminati questi idoli, deve essere metodico, deve essere ordinato, deve essere fatto in una maniera precisa. Deve utilizzare appunto un metodo, e il metodo per Bacone è il metodo induttivo. Metodo induttivo. Cosa vuol dire metodo induttivo per Bacone? Il metodo induttivo per Bacone è la classificazione di casi particolari. Cioè, il metodo che deve essere utilizzato nell'esperimento deve partire da fatti precisi, singolari, particolari, per arrivare ad elaborare delle leggi generali. Quindi, se per Galileo, questa è una differenza, il metodo è ipotetico deduttivo, cioè deve partire dalle leggi generali attraverso necessarie dimostrazioni, per Bacone c'è un... anche per Galileo era importante il metodo induttivo, infatti per Galileo sono importanti tutte e due, perché Galileo parlava di sensate esperienze e necessarie dimostrazioni, ma Galileo è molto più concentrato sulla costruzione di leggi matematiche generali. Bacone invece è più concentrato sull'enumerazione, la classificazione, la catalogazione di fatti particolari. Vediamoli. Quindi l'induzione si fonda sulla scelta di casi particolari. L'induzione permette quindi di selezionare dati per arrivare poi a una legge. Il metodo per Bacone ha delle fasi. Quali sono queste fasi? Primo, raccolta e descrizione di fatti particolari. Lo abbiamo già detto. Raccolta e descrizione dei fatti particolari. Secondo, elaborazione di tavole classificatorie o catalogative. Quindi lo scienziato, una volta che ha raccolto, deve elaborare delle tavole. Queste tavole possono essere di tre tipi: tavole della presenza, tavole dell'assenza, tavole per gradi e comparazioni. Tavoli della presenza, tavole dell'assenza, tavoli per gradi o comparazioni. Tavole della presenza, classifico i casi, tutti i casi di un determinato fenomeno. Per esempio, classifico tutti gli insetti, tutti i tipi di insetti. Che cosa fa un insetto da un mammifero? Che cosa fa un insetto da un anfibio? Che cosa fa un insetto da un pesce? Hanno tre paia di zampe, hanno un esoscheletro, non hanno un sistema cardiocircolatorio, sono ovipari, non lo so. Classifico tutti i tipi di insetti, coleotteri, blattere, tutti i tipi di insetti. Tavole dell'assenza. Tra questi insetti ci sono alcuni insetti che hanno le antenne, altri che non hanno antenne, alcuni insetti hanno due occhi, altri hanno quattro occhi, non lo so. Cioè ci sono insetti che non hanno. Tavole della comparazione. Tra questi insetti che non hanno, ci sono alcuni insetti che volano, nonostante non abbiano le antenne o non abbiano due occhi. Faccio un esempio. Quindi le tavole di catalogazione, presenza, assenza, significa che presenza, raccolgo tutti i casi di un determinato fenomeno.
Altro esempio che possiamo fare: voglio studiare il calore? Oh mamma, si è sconnesso. Voglio studiare il calore, raccolga i casi di un determinato fenomeno, il calore, in circostanze diverse. Fiamme, raggi solari, fulmini. Tavole dell'assenza. Raccolgo tutti i casi in cui i fenomeni non si presentano. Ad esempio, il fenomeno del calore non si presenta guardando la luce della luna o delle stelle, eh? Quindi il calore si presenta in determinate forme, eh? Lo posso vedere qui da un incendio, lo posso vedere studiando i raggi solari, lo posso vedere studiando i fulmini, ma e quindi elimino tutto quello che riguarda la luce tenue della luna o delle stelle, quello non lo posso. E scopro che il calore, formulo quindi delle ipotesi, che il calore, dopo aver escluso, no, causa della luce o della tenuità, la luce lunare è fredda, si può ipotizzare che il calore risieda nel movimento espansivo e rapido dei corpi e non tanto dalla luce e non tanto dalla tenuità dei corpi. Ci siamo? Terzo, formulo delle ipotesi, cioè, quindi, una volta aver escluso che il calore non è della luce, una volta aver escluso che gli insetti non hanno le branchie, formulo delle ipotesi, gli insetti respirano con dei polmoni particolari, il calore è qualcosa che non riguarda la luce della luna, allora il calore è determinato dal movimento espansivo dei corpi, allora gli insetti hanno sviluppato i polmoni perché vivono, hanno bisogno di ossigeno. Quarta fase, le istanze prerogative, cioè controllo se si verificano i fatti particolari come deduzione dell'ipotesi. Gli insetti respirano attraverso un apparato che non è quello dei pesci, il calore si produce a partire dal movimento espansivo dei corpi, e l'istanza cruciale. Quindi dopo aver eliminato tra due più possibilità, esistono degli insetti che vivono nell'acqua e nella terra. Il calore si presenta sia nella luna che nelle stelle, sia nel sole, sia nei raggi ultravioletti. Ma che cos'è il calore? Che fa il calore attraverso lo studio in esperimento? Il movimento espansivo e rapido dei corpi. Quindi, ripetendo le fasi, il metodo induttivo si produce attraverso la raccolta e descrizione dei fatti particolari. Raccolta e descrizione dei fatti particolari. Elaborazione di tavole e catalogatorie o classificatorie. Quindi tre tipi di tavole: della presenza, dell'assenza, dei gradi o comparative. Formulazione delle ipotesi, istanze prerogative ed istanze cruciali. Qual è quindi la differenza tra il metodo di Galileo e quello di Bacone? Che il metodo di Galileo è un metodo deduttivo e induttivo, cioè intreccia sia il metodo induttivo che quello deduttivo, mentre per Bacone è induttivo. Il metodo di Galileo si fonda sulla struttura matematica del mondo e privilegia quindi gli aspetti quantitativi dei fenomeni, mentre quello di Bacone si fonda sulla, diciamo, metafisica aristotelica e privilegia gli aspetti qualitativi dei fenomeni.
Il metodo di Galileo ricerca le cause efficienti dei fenomeni, causa e effetto, per scoprire le leggi che li regolano, mentre la ricerca del metodo induttivo di Bacone cerca le cause formali, cioè intese come strutture e leggi.